E se vi dicessi che uno dei massimi esperti del mondo dell'FPV ha scelto pezzo per pezzo la build ideale per principianti e intermedi, non correreste subito ad acquistarla? Beh, forse prima dovreste vedere questa recensione. Tutto ciò che vedete montato su questa build è incluso nella confezione, perciò andiamo subito a vedere che cosa contiene. Dentro questa valigetta molto carina troviamo tre pacchi di eliche, sono le Genfan Hurricane 51477, ovviamente sono delle tripala. Poi abbiamo degli adesivi, ci sono scritte tutte le frequenze, sia analogiche che digitali, i voltaggi di tutte le celle, questi sono sicuramente molto utili per i principianti. Adesivi vari. Partiamo dai motori che sono della Xilo, così come lo stack, VTX e antenna. Tutta l'elettronica tranne la cam, che invece è della Cadix ed è una Ratel 2. Apriamo i motori. Questa è la prima volta che apro questa confezione. Eccoli qui i motori, sono dei 2207 da 1800 kW, poi andremo a vedere quanto pesano. Qui invece abbiamo gli ESC. Belli. Vediamo di aprirli. È interessante il fatto che i MOSFET siano separati dal resto dell'elettronica, in quanto lavorando con correnti molto alte potrebbero dare fastidio all'elettronica. Oltre a questo, in confezione abbiamo anche un paio di condensatori 35 volt 1000 microfarad, il cavetto per connettere l'FC, il classico XT60 con due cavi AVG14 e anche un paio di gommini di ricambio. Gli altri 4 sono già montati sulla scheda invece. Apriamo anche la FC. Qui ci sono tutti i cavi per il digitale e anche cavi per connettere FC ed ESC. Almeno alla vista la qualità di queste schede sembra molto alta. Sono veramente delle belle schede. Il processore è un F405, abbiamo anche 16 MB. Scommetto che siano 16, ma non ne sono sicuro. Per la black box, chiaramente l'OSD, vabbè, vari regolatori di tensione. Il giroscopio utilizzato è il BMI 270. Questo è dovuto, diciamo, alla crisi di microcontrollori, però a quanto pare questo BMI 270 performa almeno bene quanto l'MPU 6000. C'è anche questo connettore insolito, mai visto su un flight controller, che non so cosa sia, poi mi informerò. Passiamo ora alla cam. La cam è una Cadix Ratel 2. Non me l'hanno rubata, semplicemente l'ho messa su un altro drone perché ero troppo curioso di vedere come andasse. Questo è il telecomandino per comandarla, per cambiare le varie impostazioni. E qui abbiamo una piccola chiave a brugola e il cavetto per connetterla al telecomando. Per cambiare le impostazioni, che è questo verde e nero, e il cavetto per connetterla alla FC, oltre a tutte le viti che ci serviranno per montarla. Passiamo alla VTX, eccola qua. Sembrerebbe cosparsa addirittura di liquido impermeabilizzante o con formal coating. Questa qui dovrebbe arrivare fino a 600 mW, se non sbaglio. È nulla, è una classica VTX 30x30. Volendo possiamo staccare questi supporti qui per renderla più stretta e infilarla magari in un frame se non ci entra. Viene dato anche questo cavetto per connettere l'antenna, che è sempre della Xilo. Vari O-ring, viti credo per lo stack, un po' di fascette, un po' di cavetti, supporti in TPU per le antenne e O-ring e dadini per le viti dello stack. Passiamo ora al frame. Non ho idea di come si monti, dato che è la prima volta in assoluto che lo apro. Molto belli questi standoff. Poi il pad della batteria. Oddio, devo dire che è veramente spesso, si poteva fare forse di meglio. Tutte le viti del caso, boh, adesivi, fascette molto molto resistenti in tessuto e gommate. Un manuale molto semplice in cui c'è scritto in tre semplici passi come assemblare il frame. I braccetti, qui abbiamo la croce che va in mezzo alle bottom plate, top plate. Ah no, le viti svasate, pensavo di no. Allora perché così spesso il pad? Boh. Plate della cam, questi vanno in mezzo ai braccetti e i due pezzi della bottom plate. Prendiamo il pezzo anteriore della bottom plate e mettiamo le viti da 16 in questo modo. Poi prendiamo le viti da 12, le mettiamo qui e qui.
braccetti. Questi piccoli inserti vanno qui e qui. Prendiamo ora il secondo pezzo della bottom, lo mettiamo così, giriamo e avvitiamo le viti da 12. Prendiamo gli standoffs, sono 6 piccoli e 2 lunghi, quelli lunghi vanno qui. Li avvitiamo sulle viti da 16, prendiamo le viti da 8, vanno messe qui davanti, standoff lunghi. Prendiamo un paio di viti da 6, le mettiamo qui e montiamo gli altri due standoff. Rimangono le plate della cam. Le plate della cam vanno con questa incisione curva verso l'alto e in questo modo. Rimane solo la top plate. Viti svasate dietro. E altre 4 viti da 6 davanti. Non rimane che montare il pad. Vediamo quanto pesa. 116, non male. Una cosa da notare è che siccome la croce è più sottile dei braccetti, vedete, tende a ballare, quindi deve stare tutta giù. Come vedete, questo frame accetta sia stack 30x30 che 20x20. In più è interessante che per montare le viti dello stack non bisogna smontare tutto il frame. Prendiamo le viti più lunghe della confezione e le andiamo a mettere qui. Prendiamo i motori. Con i motori arrivano 4 viti e un dado. Ok, ho messo i cavi sotto così non danno fastidio. Poi gli ESC vanno messi così. No, gli ESC così non vanno bene perché toccano sotto. Nelle confezioni dell'ESC dell'FC ci sono tanti altri gommini. Quindi li metteremo qui così da non far toccare gli ESC. Ok, perfetto. È ora di saldare. Ok, taglio tutti i cavi. Questa patina lucida sugli ESC che vedete è un rivestimento acrilico che serve per impermeabilizzare le schede. Ve lo lascio in descrizione se siete interessati. Stagniamo i cavi. Ok, saldature fatte, passiamo adesso alla FC. Prima di montarla dobbiamo mettere altri 4 gommini e la montiamo con la freccia blu verso il davanti del drone. Ok, perfetto, direi. Non resta che collegare FC ESC. Prima però dobbiamo saldare i cavi della batteria. Qui c'è scritto un piccolo più e un piccolo meno. Per saldare la VTX prendo i cavi che vedete in questa busta. Ok, ho montato la VTX su del nastro biadesivo. L'unica cosa che non comprendo è perché collegare Smart Audio e VTX da questo lato, cioè perché i pad si trovano da questa parte e non banalmente qui dove c'è l'alimentazione per la VTX. Vabbè, poco male. In confezione ci vengono date anche queste viti che servono per fissare il cavo dell'antenna della VTX al supporto che è incluso anch'esso in confezione. Perfetto, anche il supporto è montato. Ok, manca solo la cam che però attualmente ho montato su un altro drone, quindi non posso ancora montarla. Intanto però saldo anche il cavetto che c'è in confezione, così poi sono pronto a montarla. Ho saldato qui anche il cavetto e questo cavo è sicuramente troppo lungo. Se riuscite, tagliatelo. Ok, vediamo se si accende. Ok, funziona tutto. Ok, ho finito di buildare il drone, ho aggiunto la ricevente e l'RS che non c'è in confezione, ho aggiunto la cam. Supporto per GoPro e strap che si trova in confezione. Dunque, premetto che non ancora lo provo, però la prima difficoltà che ho avuto con questo frame è che qui dietro, avendo questa forma rastremata, è difficile utilizzare uno strap perché questa dentatura qui del carbonio fa sì che la pressione sullo strap non sia distribuita in modo uniforme, quindi si tenderà a tagliare da questo lato e non permetterà di stringere bene la lipo. Quindi questo è un grosso difetto che ho trovato a questo frame. E per il resto mi sembra un buon frame, anche molto leggero, 116 grammi, considerando che il pad della batteria pesa circa 9 grammi. Con un pad più leggero si può scendere
addirittura ancora di più. Non è il frame più rigido che abbia mai visto, ovviamente, però sicuramente sarà abbastanza resistente. Parlando della cam, abbiamo una Cadbix Rattle 2 e questa è una delle migliori cam analogiche attualmente, soprattutto per il prezzo che ha, che si aggira intorno ai 30 euro. È una cam da 1200 TVL che se la gioca con la T-Rex, che però costa il doppio, e la Predator V5, sempre della Fox Ear, sia T-Rex che Predator V5 sono della Fox Ear, oppure con la Fox Ear Toothless 2, anche quella è una buona cam. Secondo me le migliori attualmente che ci sono la Cadbix Rattle 2, cioè questa qui, e la Fox Ear T-Rex, però la T-Rex è migliore, sicuramente superiore di giorno, sia in risoluzione che come resa dell'immagine, però di notte la T-Rex fa fatica, non si vede quasi nulla. Invece la Rattle 2 si vede anche di notte, quindi se fate anche voli notturni sicuramente la Rattle 2 è la scelta giusta. Quindi cam siamo al top. Come VTX è una buona VTX, ha un segnale sicuramente pulito, è da 600 mW, però niente di eclatante, comunque fa il suo dovere. I motori sono forse il punto debole di questo drone perché hanno i magneti dritti, quindi non sono curvi. Questo sicuramente influisce sull'efficienza del motore. Non è una cosa gravissima, però per il prezzo a cui viene venduto questo drone si poteva fare forse di più. E per il resto sono dei buoni motori, sembrano anche abbastanza resistenti, però poi dovrò testarlo meglio. Lo stack invece è la cosa che mi è piaciuta di più. La FC e gli ESC sembrano veramente fatti bene, a meno che non abbiano grossi problemi di disturbi elettrici. Secondo me no, perché hanno l'elettronica, per esempio gli ESC hanno l'elettronica separata dai MOSFET. In questo modo, diciamo, viene un po' isolata dai disturbi elettrici che si possono generare nei MOSFET, che invece devono lavorare ad alte frequenze, ad alte correnti. In più sono BLL32, quindi non dovrete nemmeno installare BlueJay. La FC è una buona FC anche questa, è una 30x30, quindi c'è molto spazio per distribuire i vari componenti. Anche questa non dovrebbe avere problemi di disturbi elettrici. Purtroppo non ha la Type-C, ma una micro USB. Il processore è un F405. Ora, l'F722 è più performante, però non è che ci serva potenza di calcolo per far volare bene un drone. L'unica differenza è che con l'F7 potete montare più periferiche perché avete 7 UART e non 2 o 3 come l'F4. E per il resto, secondo me è un'ottima FC. Infatti l'ho acceso proprio per vedere la pulizia del segnale video e il segnale video è molto pulito. Questo è sinonimo anche del fatto che l'elettronica non crea disturbi. La VTX e la cam. Sull'antenna non vi posso dire granché, comunque mi sembra ben fatta, una classica antenna, secondo me di qualità. Un'altra cosa che criticherei è il fatto che questo frame ha dei fori 20x20, che però non sono M2, sono M3. E di solito le VTX hanno fori M2, quindi qui dentro, diciamo, ci balla un po' la VTX, ma niente di grave. La cosa, diciamo, tra virgolette più grave è che la VTX si deve montare con un biadesivo che comunque è incluso in confezione e non sfrutta i fori 20x20 che ci sono sul frame. Comunque una cosa che ho apprezzato molto è il fatto che le viti dello stack si possono inserire direttamente da qui, senza dover smontare la bottom plate e nient'altro. Direttamente da questi fori che vedete e sono sia 20x20 che 30x30. Quindi nel complesso credo che per il prezzo a cui viene venduto è un buon drone. Io personalmente preferirei costruirmelo da me, però comunque i componenti che vengono dati con questa build sono di livello, il frame è un frame discreto. E l'elettronica non dispiace. In più, una cosa che non va assolutamente trascurata è il fatto che in confezione sono inclusi tutti i vari gommini, biadesivo per attaccare la VTX, fascette per bloccare i cavi,
tutte le viti che vi possono servire, viti di ricambio, i supporti in TPU per le antenne. Quindi se siete principianti, non avete mai costruito un drone, non avete l'attrezzatura per farlo, sicuramente avere a disposizione tutti questi accessori vi dà una grossa mano, perché quando dovete costruire un drone e vi mancano, che ne so, anche solo le fascette per bloccare i cavi, diventa un problema. Perché volare con i cavi che si muovono dai braccetti è molto pericoloso. Oppure non poter bloccare l'antenna è rischioso perché vi può andare a finire tra le eliche e quindi poi si taglia, si danneggia la ricevente, potreste perdere il segnale e quindi rompere qualcosa. E in più non dovete stare a fare ricerca per capire quali componenti sono buoni, quali componenti sono invece da evitare, perché comunque i componenti di questa build sono tutti di qualità, quindi non vi dovrete fare grossi problemi, soprattutto se siete alle prime armi. Per questa recensione è tutto, se avete domande lasciatele nei commenti. Come avete visto non vi ho mostrato nessun test di volo perché ho preferito suddividere la recensione in due parti e il test di volo lo farò dopo aver testato più a fondo la build. Quindi non mi rimane che salutarvi, lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale come sempre e noi ci rivediamo alla prossima.